le chiedo un appello fresco, giovane, innovativo e soprattutto saggio anche per tutti quei senior che su questa filosofia o non ci sono entrati oppure pensano che non sia giusto entrarci. Ecco, una rivoluzione facciamola gentilmente, ma facciamola come si deve. A lei la parola, dottor Stratta. Grazie Manuela, io comprendo che molte persone abbiano un pregiudizio quando si abbinano parole come la gentilezza e la leadership, ma invito a pensare che come esseri umani dimentichiamo che sia buone maniere, ipocrisie, garbo, opportunismo. Pensiamo alla gentilezza come a un spazio in cui le persone possono entrare, non giudicante. Ognuno possa dire cosa prova, cosa sente, cosa sa fare bene, in modo che poi il decisore prenda una decisione, però dopo un ascolto vero. Allora parlo anche a quelle piccole e medie imprese che certe volte dicono: non c'è tempo per essere gentili, bisogna fare risultato. E dico: l'appello è riflettete che il risultato esplode se è sostenuto dalla motivazione delle proprie persone e dal benessere dell'ambiente.